Buonasera a tutti da Marco Sforna, Market Analyst per Active Trades. Andiamo subito ad analizzare le notizie più importanti della settimana, partendo proprio dai non-farm payroll che sono stati appena rilasciati. Molti analisti si aspettavano un valore al di sopra, delle aspettative e di fatto così è stato. Infatti la variazione dell'occupazione non agricola negli Stati Uniti è stata di 288.000 unità contro le 210.000 che erano, previste. Indubbiamente questo dato ha influenzato il cambio per eccellenza, cioè il cambio euro-dollaro, che osservando in questo momento la piattaforma si trova molto vicino al supporto ad 1,382, che è considerato un supporto psicologico molto importante perché se sfondato potrebbe aprire di fatto la strada in discesa fino a toccare soglia 1,375. Quindi perlomeno diciamo nel breve periodo sarà molto difficile vedere il cambio euro-dollaro raggiungere la fatidica soglia psicologica di 1,40. Tra le notizie più importanti di questa settimana, indubbiamente c'è stata anche la riunione della Fed che ha deciso di fatto di proseguire con il tapering e tagliare di altri 10 miliardi di dollari al mese l'acquisto di asset. Ricordiamo poi anche che la forward guidance della Federal Reserve è quella proprio di voler incrementare i tassi di interesse dal prossimo anno, circa ad aprile del prossimo anno. Quindi sia il tapering che la politica di fatto di incremento dei tassi di interesse dovrebbe rafforzare il dollaro nei prossimi mesi. Passando invece all'economia britannica, questa settimana sono uscite delle notizie importanti sul PIL britannico che sembra aver rallentato, anche se di poco. Infatti le aspettative erano il 3,2% di incremento del PIL su base annua, invece si è fermato al 3,1%. La differenza è veramente molto molto piccola e non si può parlare neanche di inversione di tendenza perché l'economia UK si trova in una situazione comunque di espansione, di recupero. Infatti la maggior parte dei PMI danno tutti una situazione di espansione economica. Principalmente l'economia britannica è trainata dal settore dei servizi in questo momento e da quello immobiliare. Se consideriamo ad esempio euro sterlina, possiamo vedere in questo momento dalla piattaforma MetaTrader di Active Trades che si sta avvicinando sempre più alla soglia di 0,82, che è un supporto psicologico rilevante, poiché se sfondato potrebbe proseguire la discesa fino ad 1,815. Nel caso opposto di rafforzamento invece dell'euro, il prossimo target di riferimento è 0,824. Gli appuntamenti, parlando della settimana che verrà, più importanti ecco, saranno indubbiamente la riunione della Bank of England e della Banca Centrale Europea del prossimo giovedì, mentre in Cina usciranno dei dati importanti sull'indice manifatturiero il prossimo lunedì e sull'indice dei prodotti al consumo il prossimo venerdì. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, chiaramente i dati più importanti sono usciti questa settimana. Prossima settimana, eventualmente lunedì, ci sarà l'indice non manifatturiero che potrebbe in parte influenzare i mercati. Dalla centrale operativa di Londra di Active Trades è tutto. Auguro buon trading a tutti gli ascoltatori.